Adoro i bulli. Mi piacciono da impazzire. In tutto il mondo, in ogni angolo del creato, vedi, nessuna arte supera o eguaglia la sottile, divina scienza del tormentare i membri più deboli e indifesi della comunità. Sfruttare i loro difetti, capire le loro insicurezze per rivoltargliele contro in un perverso, perpetuo turbinio di raffinate burle e prese in giro. Tutti sono in grado di sfottere qualcuno per un giorno, due, una settimana a dir tanto, ma solo i bulli, quelli nati per svolgere questa missione, riescono a portarla avanti per mesi, perfino per anni interi. Beh, ci vuole costanza, non trovate? Nell'immaginario collettivo, l'archetipo del bullo, costruito dall'esercito di buonisti che trasudano mielosi sentimenti, è quello di un tontolone beneficiato da un fisico superiore alla media, ma con il quoziente intellettivo di un tassametro. E beh, questo non è vero. Come potete ben immaginare. Non in tutti i casi, ma visto che mi sembrate tanto prevenuti quanto ignoranti sull'argomento, permettetevi che vi chiarisca le idee. Di me potete fidarvi. Io sono un estimatore di questa affascinante branca antropologica. Il bullo, prima di tutto, non è stupido. Ha il cuore di un poeta maledetto e la mente di un genio del male. È necessario un buon numero di criceti ai piani alti per sapere escogitare nuovi tormenti ai danni delle mezze seghe. Ci vogliono fantasia eclettica, inventiva ed impegno. L'abilità con la quale il bullo capta l'elemento più debole del gruppo ha un che di magico, di predatorio. Nessuna faccia buffa, camicia ridicola o paio di scarpe da sfigato sfugge ai suoi sofisticati radar. E vogliamo parlare dei suoi virtuosismi canori, che riesce a mettere in atto? Neppure un bardo potrebbe eguagliare tanta abilità nel comporre canzoni, nelle quali i difetti della sua vittima, bene incatenati in rima, vengono esposti al pubblico ludibrio. Raramente il bullo alza le mani, poiché sa che la violenza fisica è misera cosa in confronto a quella psicologica. Con l'avvento dei social network, poi, il potere dei bulli è diventato addirittura divino, raggiungendo le più alte vette dell'estasi denigratoria. La vittima non ha scampo, tanto nel mondo reale quanto in quello virtuale. In trappola, come un cervo accerchiato dai lupi. Ma sapete che sensazione fa? Oh, ma certo che lo sapete. Chissà quante volte l'avete sperimentata, voi mezze seghe. Ricordate quella nefasta, vibrante inquietudine che vi tremolava nel cuore all'idea di andare a scuola, sapendo che il bullo era in agguato. Voi non potevate vederlo, ma lui controllava ogni vostra mossa. Rammentate il caustico senso di impotente umiliazione quando sbeffeggiavano la vostra R moscia, il vostro labbro leporino, il vostro culone a malapena contenuto dai pantaloncini della tuta. E i nomignoli, i nomignoli. I soprannomi dati dai bulli a uno sfigato non vanno più via come le macchie di sangue. Per quanto ostinatamente proviate a cancellarli, tornano sempre in superficie. Quanto a lungo vi siete crogiolati in magnifici, utopici sogni di rivalsa, Quante serate spese a fantasticare su epiche vendette nei confronti di quelli che ti hanno fatto piangere dopo l'ora di educazione fisica. Ah, ma non è come accade nei film. Eh no.
Non spunta dal nulla un burbero vecchietto cinese che vi insegna le arti marziali, né un grosso panzone che vi consegna una lettera informandovi della vostra appartenenza alla stirpe dei maghi. Mezza sega una volta, mezza sega per sempre. Capite perché non posso fare a meno di adorare i bulli? Non è da tutti ridurre la propria empatia a livelli tanto bassi da non curarsi più della sofferenza e dei disagi provocati al prossimo. E ricordate, stiamo parlando di ragazzini. Immaginate che cosa sarà capace di fare da adulto un dodicenne che ha portato un suo amico più debole alle soglie della depressione. Oh Dio del cielo, un tipo così potrebbe diventare chiunque, fare qualunque cosa che gli passi per la testa. Se c'è una cosa che amo è vederli in azione. Ecco, mi apposto vicino al parco giochi, dove è più facile che accada qualcosa. Siedo sulla panchina e attendo finché un bullo non mi vede e naturalmente si avvicina. Il mio aspetto è una tentazione troppo, troppo irresistibile, come il richiamo di una sirena. E quando scappo, mi infilo sempre fra la macchia d'alberi che circonda il campo da basket, dove perdersi è davvero questione di un attimo. Lascio poi che il bullo mi venga dietro, fin dove i cespugli sono più fitti. Poi mi trasformo. A questo punto non importa quanti libri di Clive Barker abbiano letto, quante partite di The Last of Us abbiano terminato, quante volte abbiano visto It al cinema. Nulla, nulla può prepararli al mio apparire. Di fronte a uno come me, la mente va in mille pezzi a una sola occhiata. Non è questione di coraggio, è così e basta. Finora nessuno di quelli che ho mangiato ha mai fatto tanto di voler scappare, ma sono rimasti lì, inebetiti e paralizzati dal terrore. La cosa che davvero apprezzo dei bulli è il loro sapore. Tutta quella esuberante cattiveria sfuma, la loro carne di un gusto da leccarsi le dita. Non c'è pranzo migliore, fidatevi, di uno che ne ha mangiate centinaia. Dopotutto, ve l'ho detto all'inizio, adoro i bulli. Mi piacciono da impazzire.